al fatto della difesa. Ma perché? È così, perché cosa c'è? Anche se c'è Nadio, ma io non parlo dei gol incassati, parlo di tutti quelli che la Sampdoria poteva incassare, non l'ha fatto perché per imprecisione dell'avversario o per bravura di Castellani. Questo secondo lui è l'intervento più difficile su sviluppi di punizione di D'Agostino, il colpo di testa di Felipe. No, io l'anno scorso, no, perché poi sai, bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare. È vero, quando si parlava del signor Castellazzi, che io ho avuto il piacere di allenare 2 anni a Brescia, quando si parlava di Castellazzi, cioè, parliamoci chiaro, fino all'inizio di quest'anno, tantissimi tifosi, tantissimi. Sto cercando un naso. Parliamoci. Io l'anno scorso, dicevo, andiamo ad analizzare i gol che ha preso la Sampdoria e mi dovete dire, no? Mi dovete fare un giochino. Quante volte Castellazzi è stato determinante, nel senso che ha fatto una cappella, no? È chiaro che discutiamo, forse poteva, forse non poteva, questo è abbastanza normale, capito? E poi facevo la figura del somaro, capito? Mandato le orecchie e l'ho messo dietro la lagna. Ma dai, noi no. No, in tanti, quando... Ora tutti scoprono Castellazzi, ma non c'è da scoprire niente, perché Castellazzi non è da nazionale perché ieri ha fatto quello che ha fatto, però è un buon portiere, ho sempre detto, è un portiere da Sampdoria, tra virgolette, cosa vuol dire la Sampdoria? Di medio-alta classifica. No, ma mi sono sempre detto, no, ora finalmente io ricordo perfettamente e spero che continui così. Finalmente ieri tanti si sono accorti che Castellazzi è un buon portiere. Ma qua non parliamo di Asci, a parte che Castellazzi è lì per parare, tanto perché no, perché sono sempre Castellazzi. Allora Castellazzi intanto in porta per parare, chiariamo subito. Io ricordo perfettamente quello che tu hai appena detto, eri sicuramente uno dei pochi a sostenere Castellazzi dicendo che era un ottimo portiere per la Sampdoria. Probabilmente qualcuno non era d'accordo, ma perché? Ma perché probabilmente in qualche occasione non era stato, perfetto, per cui si può anche criticare anche quando Buffon, uno sbaglia. Ovviamente non, è non sono stato io a criticarlo, però ci poteva stare una critica, no? Come è stato criticato Rubinho, saranno criticati allora, tutti gli altri. Enzo, il portiere fa un errore, no? Però ha un valore assoluto. No, giusto. Qui ha fatto un errore, ha fatto una cappella, si dice 4, voto 4. Ma il portiere rimane bravo, cioè, invece qua non possiamo dire para è bravo, no, domenica fa la cappella, è scarso. No, ma tu non c'eri, eri in vacanza, per fortuna tua, cioè, no, e qui abbiamo fatto vedere, anzi, una mezza cappella di Castellazzi contro chi? Contro la squadra che aveva... Io ero in vacanza pure. Contro il Feyenoord. Con il Feyenoord, eccetera. Ah, sì, è venuto fuori, l'avrei visto. È venuto fuori, il portiere, ma che si giudichiamo Castellazzi per la è come il discorso di Amelia ieri, per fare un parallelo, no? Ieri ha fatto una cosa, per dire, una stupidata mai vista, no? In un'uscita con le mani ha voluto fare, però complessivamente l'ha pagato benissimo. Se tu guardi la partita e dici questo è un portiere, sì, però Claudio, mentre Enrico era sempre in vacanza non retribuita, nello studio, io ricordo quando si parlava dello scambio Amelia e Rubinho, qualcuno disse che preferiva Rubinho, no? Perché poi adesso qui io ero tra coloro che preferivano Rubinho, lo preferisco ancora, però c'è anche qualcun altro presente in studio che preferisce Rubinho ad Amelia, magari oggi non la preferisco. Io non so chi ti riferisci, mi ricordo che qualcuno ha detto... Tu preferivi Rubinho? Io ricordo. Io? Come no? Non è Giulio. Giulio non è. Nel momento, vedi che Dida non riesce. Claudio che preferiva Rubinho. Sì, ma non scherzare neanche. Andiamo a vedere le registrazioni. Qualcuno ha parlato di Dida e io ho detto, ma... e poi è venuto fuori durante quella serata lì il discorso di Amelia. Facciamo il discorso Amelia e Dida, ma non scusa, Claudio, guarda che io ho una memoria. Allora mi chiamano Elefante. Scusami, a me mi chiamano Elefante. Per il naso. Non per la memoria. Per il naso. Allora, io ricordo perfettamente che eravamo in 3 a dire che Rubinho era migliore di Amelia, per cui se adesso hanno cambiato versione io non rispondo. Ognuno insomma può fare un po' quello che crede. Io però vorrei tornare a Castellazzi, perché è vero o no che si diceva che Fiorillo